organo e orchestra, corrispondenze e affinità. Il titolo lapidario presenta subito i quattro parametri all'interno dei quali si è svolta tutta la trattazione di un argomento che si è rivelato sin da subito quasi come una matrioska, nel senso che più lo approfondivo più si presentavano spunti di riflessione e argomenti corollari che si sarebbero potuti trattare. In questo volume mi sono preoccupato di andare ad osservare come i compositori di musica organistica hanno ripreso nel loro repertorio stilemi e sonorità dell'orchestra e viceversa come compositori di musica sinfonica e orchestrale, in particolare autori come Bruckner, come Wagner, come Ravel, hanno ripreso stilemi e sonorità della musica organistica. La trattazione si può svolgere in maniera diacronica e questo è quello che ho fatto in questo libro, perché il tema è stato affrontato con la lente della strumentazione e dell'orchestrazione, che sono due discipline teoriche che concorrono a comporre l'impianto di sapere e di conoscenza della direzione d'orchestra. Questo mi ha permesso di andare ad osservare gli stessi fenomeni anche in un compositore come Johann Sebastian Bach, per il quale, anche per l'epoca in cui ha vissuto e ha lavorato, non si direbbe forse che presenti un simile fenomeno. In realtà proprio in lui si può riscontrare uno stile sostanzialmente trascendente, nel senso che va al di là degli strumenti e delle compagini sonore per cui si trova a comporre, e appunto in lui ritroviamo figure comuni tra la musica per organo, per tastiera, ma per organo in particolare, e la musica orchestrale. Il corpus delle circa 200 cantate che ci sono rimaste sono come un'enciclopedia di tutte le possibili combinazioni timbriche e coloristiche che si potevano adottare con l'orchestra dell'epoca e con quegli organici particolari che lui ogni tanto prescrive. Completano la trattazione una serie di osservazioni su importanti realizzazioni dell'arte organaria sparse un po' in tutta Europa. Quindi vi sono strumenti delle varie scuole nazionali e delle varie epoche dove ho potuto osservare come nelle composizioni foniche ritornano alcuni concetti, si possono leggere alcuni concetti dell'impianto timbrico generale che rimandano anche qui ad analoghi concetti della costruzione del suono orchestrale, della costruzione del tutti orchestrale. Un elemento che in particolare è andato consolidandosi a partire dall'epoca di Beethoven. Quindi le stesse componenti che vanno a formare il suono orchestrale trovano degli omologhi nelle disposizioni foniche di strumenti di importanti organari, soprattutto del XIX secolo, quindi autori come Ladegast e Cavaillé-Coll, ma anche in precedenza troviamo appunto alcuni fenomeni di transizione che chiaramente rimandano o preparano il terreno a un avvicinamento dell'organo agli ideali estetici e timbrici orchestrali. Desidero ringraziare naturalmente tutte le persone che mi hanno sostenuto e incoraggiato nella stesura di questo libro, in particolare il professor
Ingomar Reiner dell'Università della Musica qui di Vienna per avermi fornito importanti materiali riguardanti in particolare l'epoca più antica, quindi il Rinascimento e il primo Barocco, ma un ringraziamento speciale va al maestro Francesco Finotti per avermi fornito anche lui del materiale determinante per la stesura di questo volume e interessanti spunti di riflessione provenienti da un'osservazione, come si può dire, anche qui più sia diacronica ma anche trasversale tra le varie tematiche che riguardano il mondo dell'organo, della sua letteratura e in particolare della sua costruzione, quindi dell'arte organaria e della sua progettazione, tematiche delle quali il maestro si interessa da molti anni e con il suo sapere ha potuto anche concretizzare delle realizzazioni molto interessanti, anche perché molto particolari e specifiche, insomma, caratterizzate in maniera molto personale. Desidero in questa sede anche segnalare il canale YouTube del maestro Finotti, dove si possono ascoltare interessantissime esecuzioni di altissimo livello artistico di autori in particolare quali Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, César Franck e Robert Schumann, e in tempi più recenti anche di Johannes Brahms. Il volume è disponibile presso la libreria musicale Edizioni Armelin di Padova. Si può acquistare anche su internet tramite canali consueti, il sito dell'editore Armelin, Amazon, e anche tramite il sito web del maestro Francesco Finotti.